Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni. Episodio 68, stagione 3, ore 8:52. Oggi parliamo di una cosa che volevo raccontarvi da tempo ed è una frase che ho sentito dire da Fabio Volo parecchi mesi fa. Spero tra l'altro di non averla già raccontata, ma non credo. In sostanza raccontava questa storia dove c'era una persona che usciva di casa e doveva andare a lavoro in bici. E allora cosa faceva? Arrivava la bici, stava per montare su, guarda la ruota, era bucata. Ha detto: porco cane, la ruota è bucata, e adesso come faccio? Non posso di certo andare a lavoro perché appunto non ho gli strumenti per cambiarla, non so come fare e sono fregato. Poi ci pensa un po' e fa: no, aspetta, vado dal mio amico che abita qua vicino, gli chiedo se mi presta la sua bici, vado a lavoro con quella e poi risolvo i problemi quando finisco di lavorare. Allora inizia ad andare verso casa del suo amico e inizia a pensare e inizia a dire tra sé e sé, però poi arrivo là, magari mi dice: no guarda, non te la do perché buchi anche quella, oppure: no guarda, non te la do perché poi te la rubano o me la rovini, oppure mi serve, oppure: no guarda, beh, se mi dai dei soldi te la posso affittare, oppure: guarda, poi però in cambio devi farmi questa cosa qua perché se no non te la presto e poi sei inaffidabile, quindi non ci credo che me la riporti, quindi non te la presto, o se no te la presto però poi sai che è tutta una storia dietro. Insomma, in sostanza si fa tutta la strada così, arriva a casa del suo amico, suona, il suo amico esce sulla finestra e sto qua che va bucato gli fa: sai cosa, tientela tu e la tua bici di merda, no? E se ne va via. E tutto questo perché? Perché durante il tragitto si è messo a pensare, a farsi seghe mentali su cosa sarebbe stato se in realtà alla fine lui non ha neanche chiesto al personaggio reale se gli prestava la bici, ha vissuto di pensieri, delle sue lucubrazioni, e è giunto alla conclusione che non gliel'avrebbe mai prestato, gli avrebbe tirato su storie. Allora è arrivato là e gli ha detto: vaffanculo tu la tua bici, che è una cosa assurda. Tu senti una storia del genere e dici: ma che assurdità è? Eppure ragazzi, eppure vi confesso che a me succede, non dico spesso ma ogni tanto, di farmi il tragitto casa lavoro pensando a queste situazioni, cioè pensando a delle cose normali però rivolte in negativo. Cioè che dico una cosa, sai, le classiche cose, discussioni, no? Tu dici: boh, Giacomo si sarà evoluto un pelo, no? Avrà capito che certe cose ti fanno solo perdere tempo. No, sono proprio dentro in merda totale anch'io su queste cose qua. Perché? Perché sono dinamiche che l'essere umano si porta dietro, quindi non si capisce, non riesce a uscirne fuori e quindi è sempre invischiato. Però mi fa ridere perché appunto sentendo questa storia mi dice: vabbè, ma sto qua è coglione. Poi in realtà ci passi e dici: vabbè, allora tutto sommato il tipo non era coglione, sono coglione anch'io. In realtà sarebbe bellissimo, veramente bellissimo capire il perché di queste cose, no? Psicoanalizzare queste cose, perché uno dice psicoanalizzare vuol dire che sei pazzo, ma non è vero, vuol dire andare a capire delle cose che ti creano dei dubbi, no? Ti creano delle domande dentro e alla fine tu puoi discutere finché vuoi con i tuoi amici o in un podcast o su dei blog, ma bisogna andare da qualcuno che ne sa, no? E sarebbe veramente una figata riuscire a capire il perché, perché veramente secondo me una volta che più ti conosci più alla fine, cioè, mi sono sposato, no? L'idea è quella di conoscere il più possibile mia moglie. Perché? Perché ci starò assieme tutta la vita probabilmente, molto probabilmente, e quindi non lo so cosa fai, la conosco, ci passo assieme la vita, se no fa brutto, no? Però cosa succede con noi stessi? Che stiamo insieme sicuramente tutta la vita, 100%, fino alla morte staremo con noi, non lo facciamo, cioè tralasciamo degli indizi che sono assurdi e diciamo: vabbè, dai, li zittisco, però così viviamo in maniera molto, molto superficiale il nostro rapporto. Appunto sarebbe come essere sposati e non conoscere l'altra persona, magari non conosci degli atti di lei che ti farebbero impazzire e magari ti focalizzi su quelli che ti fanno incazzare perché non vuoi andare a scoprirne altri, perché dici: beh, se quello mi fa incazzare sicuramente il resto mi farà incazzare ulteriormente, quindi non vai a conoscere di più. Però ragazzi, secondo me il conoscersi, il farsi delle domande
è il fulcro della crescita personale. Poi uno può dire faccio i corsi e tutte queste robe qua, però alla fine in realtà al contempo è tutto molto più semplice di quello che sembri, che non vuol dire facile, attenzione, solamente è più semplice, cioè conoscersi, che è un casino da fare, perché bisogna abbattere un sacco di preconcetti che abbiamo e lavorare un sacco, però alla fine il risultato veramente potenzialmente è fantastico. Detto questo, finiamo la prima parte dell'episodio. Perché? Perché vi do un input, una cosa che ho capito ultimamente, cioè che il mio standard di episodio è sui 9-10 minuti almeno, no? E quando arrivo tipo adesso ero fermo a 6 minuti e avevo finito di dire quello che devo dire, no? Nelle altre volte cosa facevo? Magari ripetevo degli argomenti, procrastinavo, dicevo cose tanto per dire, no? In realtà le alternative sono due, di certo non quella di portare avanti argomenti in maniera prolissa, per dire arrivo a tot minuti, bensì termino qua l'episodio, perché alla fine le persone sì, si aspettano della durata, però se c'è il contenuto magari preferiscono avere ritagliarsi 10 minuti e ascoltare un episodio da 6 e avere gli altri 4 da passare in silenzio per riflettere su quello che hanno appena sentito. Questo non è da sottovalutare. Oppure l'altra cosa, come sto facendo adesso, tagli, fermi, boom, dici boh, adesso seconda parte dell'episodio e parli di qualcos'altro, magari qualcosa di più leggero, qualcosa di diverso, qualcosa di più breve, no? Tanto manca poco, però fatto sta che questa è una cosa che ho imparato e che consiglio a chi ha iniziato un podcast o che magari ha già un podcast, ogni tanto casca in questo errore, non sa cosa dire. Alla fine la durata è abbastanza una cosa, una sega mentale anche quella. Se l'episodio è fatto bene, che siano 6 minuti o 10, poco cambia, però appunto cercando di darsi un obiettivo minimo, arrivare a 10 minuti si può fare cambiando argomento completamente, come ho fatto adesso in questo modo qui. Quindi andiamo con la seconda parte dell'episodio, dove sfrutterò una cosa che mi viene sempre più facile sfruttare perché ho sempre più materiale a riguardo, ovvero un commento di un utente. Perché cos'è successo? È successo che sull'articolo di Hello Oro, utente, che l'ho scritto così perché l'idea era quella di avere di fare una rima con Hello Moto, che è la sigla del Motorola, no? Hello Oro. E niente, questo utente qua ha commentato un commento abbastanza lungo, dove tra le altre cose sulla quale devo riflettere ce n'è una che abbastanza mi ha colpito, che voglio appunto riportarvi, ovvero che quello che sto facendo e quello che sto dicendo potrebbe portare a pensare che per diventare ricchi nella vita non serve a lavorare, non serve a farsi il culo. Adesso, cioè smentisco subito questa cosa, ragazzi, non è assolutamente così. Quello che sto facendo io, anzi, è lavorare il doppio, ma lavorare per qualcosa che mi dà gioia, mi dà felicità e soprattutto me la dà in molto meno tempo di quanto altrimenti avrei avuto continuando a lavorare come dipendente. Però poi ha detto veramente un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo, e prima di partire col suo commento ha detto: io non ascolto il podcast. E leggendo il suo commento, effettivamente è vero, cioè quello che dice lui può far riferimento a quello che ero io prima di iniziare questo podcast, a quello che era il blog, quindi 2 anni e mezzo fa. Ed è incredibile come un semplice azione, continuerò a ripeterlo, mi ha a quanto pare cambiato la vita e la prospettiva e la mentalità, abbia influito così tanto. Cioè sembra semplice, tra l'altro, fare un episodio al giorno, che non lo è, perché ogni tanto, soprattutto a dicembre, come avrà percepito il Norma Rick, fare episodi ti chiedi ma perché lo fai se fai episodi di merda, però bisognava mantenere l'abbrivio, quindi l'abbiamo mantenuto, adesso siamo tornati con un buon ritmo e una buona qualità di contenuti. E quindi dicevo, non è semplice da fare, però veramente ti svolta. E il fatto che quell'utente l'abbia detto quelle cose dicendo non ascolto il podcast mi fa capire che ormai 3/4 di Diventerò Milionario è questo podcast e non è più il blog. Ed è una cosa incredibile, perché se me l'avessero detto, non so, anche 2 anni fa, tipo guarda Giacomo che quello che stai iniziando a fare sarà il tuo nuovo
la tua nuova piattaforma reale dove incontrerai utenti, dove parlerai veramente con le persone. Avrei detto, ma no, sei stupido, cioè c'è il blog è la cosa, è una bomba e è lì che farò, svolterò. No, invece no, è il podcast che al momento si sta rivelando una figata, che magari fra, non so, fra altri 3 anni qualcuno mi scriverà dicendo, guarda, ascolto solo il podcast e mi sembri un coglione, e in realtà sarò tornato sul blog o sarò andato su YouTube e quindi io dirò, cavoli, ero un coglione, ma ero un coglione quando facevo il podcast, adesso sono una persona un po' migliore. E tutto questo che vi ho appena detto, giusto per dirvi l'importanza del podcast, non mi era mai venuto in mente da ieri sera che stamattina che l'ho letto, non mi era mai venuto in mente fino adesso che ci ho pensato. Perché? Perché sia che ci sto riflettendo un po', sia perché per registrare il podcast sono da solo, sono in silenzio in macchina, la mente vaga, e di conseguenza riesco a afferrare i concetti in maniera che altrimenti non riuscirei, mi sa. Adesso mi è nato qualcosa di traverso, quindi non riesco più a parlare bene, continuo a tossire, infatti continuo a fare segmenti, quindi vi saluto qua ragazzi, in descrizione i soliti link. Sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, a domani se smetto di tossire. Ciao ciao, buona serata. E diventate utenti oro.